Incidenti nella mattinata di sabato 30 aprile, poco dopo le 10.30, sulla provinciale 222 tra Rivarolo e Zegna. Una Ford Fiesta con a bordo una coppia di pensionati che viaggiava in direzione Castellamonte ha invaso la corsia opposta ed è finita giù dalla scarpata, ribaltandosi. Dopo aver abbattuto un primo albero, fortunatamente una seconda pianta ha fermato la discesa della vettura. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri di Castellamonte, i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e l'elicottero Dragon 51 dei vigili del fuoco. La coppia, 81 anni lei e 83 anni lui, di Rivarolo, è rimasta incastrata nella vettura, che a causa del motore ancora acceso ha iniziato a fumare e stava per incendiarsi. I vigili del fuoco hanno subito proceduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza. Estratti dalle lamiere, sono state affidate le cure dei sanitari. La coppia è stata trasportata poi in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.